Catanzaro su Tirol termina 2-2 con i giallorossi che conquistano un altro importante punto per raggiungere quello che, diciamocelo chiaramente, è il nostro obiettivo primario che è quello della salvezza. Qui con voi per parlare ancora una volta di un'altra partita dei nostri ragazzi Emanuele Panza. Allora, come sempre tanti pro Tanti contro, io direi di partire da quelle che sono le positività della nostra squadra, perché? Perché i nostri ragazzi lo meritano, lo merita Mister Vivarini che in settimana ha scelto, secondo me, un ottimo metodo comunicativo, ha riacceso quella fiamma che si era leggermente assopita nelle ultime settimane, oggi l'ambiente ha risposto in maniera calorosa, si è stretta attorno alla squadra nei momenti di difficoltà e devo dire che oggi questo punto è anche nostro, è anche dei tifosi e anche del veramente del Nicola Ceravolo che è, si è stretto fortemente alla Squadra. A proposito di campo, quindi di calcio giocato, dicevo analizziamo prima le positività. Il Cadanzaro si conferma una squadra che fa gol con facilità. Oggi non ci siamo arrivati con le azioni manovrate, ma ci siamo arrivati con i calci piazzati. E quindi questa è un'altra positività, perché stiamo aggiungendo un altro modo per far male agli avversari, cosa che per esempio a inizio anno non riuscivamo a fare. Anche oggi. Ottimo schema che porta al pareggio di Brighenti. Altrettanto bello lo schema che porta appunto con i blocchi no? al um, gol del momentaneo vantaggio di Antonini, che si conferma un ottimo acquisto, esattamente come Petriccione, che nell'analisi generale delle individualità io lo andrei a mettere come. Uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo, perché veramente si è destreggiato e ha trasmesso la palla. Eh, sembrava quasi Guion. Possiamo dirlo, oggi è veramente un'ottima prestazione da parte dell'ex capitano del Crotone. Quindi bisogna fare i complimenti anche a, alle scelte che sono state fatte in ottica di mercato. Mm, chiudendo quello che è il discorso delle individualità, oggi vi invito a questa riflessione. Abbiamo sofferto fortemente, come sempre, la fisicità avversaria, in particolar modo quel ragazzo del 2001, Emanuele Pecorino, che ha fatto un grandissimo gol. Oserei dire: prendete questo esempio con le pinze, alla Lukaku, uno dei bei tempi eh, dell'Inter di Conte, che protegge palla, spalla alla porta e praticamente sfonda la porta con il suo eh, sinistro. Facendo, proprio completando no, quella che è per l'ennesima volta un'analisi delle nostre caratteristiche, uno come Pecorino manca a questa squadra. Eh, manca quello che riesce a farti salire la squadra con il fisico. Manca quello che ti fa vincere la maggior parte dei contrasti aerei in avanti. Che fondamentalmente perdiamo sistematicamente ogni qualvolta cerchiamo di andare un po' più in profondità con la palla lunga. Dalla nostra cosa abbiamo? Abbiamo che siamo una squadra viva, abbiamo che siamo una squadra letteralmente consolidata dal punto di vista del gioco, abbiamo già inserito le nuove, eh, i nuovi arrivi, come appunto ho detto in precedenza Antonini e Petriccione, ma abbiamo anche nuove armi, no? abbiamo D'Andrea che anche oggi l'abbiamo visto dal primo minuto, abbiamo un buon Ambrosino che si è destreggiato bene, in generale oggi la difesa, anche se evidentemente ha... Eh, poi, in realtà, si è fatta spedere nel finale, praticamente ehm, precludendo quelle che erano le ehm, possibilità di una ipotetica vittoria finale, però, grandissima prestazione da parte di Briganti, sia da un punto di vista difensivo che anche oggi, da un punto di vista realizzativo, perché ha trovato il primo gol, tra l'altro, eh, in eh, giallo rosso con un ottimo sinistro che si è andato a infilare all'incrocio. Ho parlato di positività, non si può non parlare di negatività. Purtroppo il Catanzaro continua a soffrire maledettamente le palle alte. Abbiamo preso un altro gol eh, sugli sviluppi di una palla alta, in questo caso da calcio d'angolo dopo solo un minuto. Eh, ma mh, anche nel finale stavamo per subire il terzo gol, la beffa, eh, sempre dagli sviluppi di un cross spiovente. Sul secondo palo, queste palle veramente, veramente non riusciamo a gestirle. E secondo me, io sento veramente parlare di caratteristiche individuali. Io non ci credo. Credo che il problema principale sia la gestione generale della squadra. Perché si difende in 11, non si difende mai in 1, in 2, in 3. Chi ha giocato a calcio lo sa. Poi eh, alla domanda, il Catanzaro è. Meno fisico delle altre squadre? Sì, siamo molto meno fisici delle altre squadre, però giochiamo meglio a calcio e questo è un dato di fatto. È normale che quando ti scontri contro squadre che fanno della fisicità, dell'altezza, dei colpi di testa e dei cross le loro armi principali, andiamo in sofferenza. L'abbiamo fatto contro l'Ascoli, l'abbiamo fatto contro il Cittadella, e, per esempio all'andata, l'abbiamo fatto anche oggi contro il Sud Tirol. Tra l'altro contro il Cittadella giocheremo. Proprio settimana prossima in trasferta, e quindi sarà secondo me una partita sempre su questa falsa riga: no? una squadra che siamo noi, il Catanzaro, che cerca di giocare palla a terra in maniera manovrata, seguendo quella che è, quella che è la nostra identità, seguendo quello che è il nostro credo, e l'altra invece che ha un modo totalmente opposto di giocare. Io penso che questo sia il bello del calcio: no? non esiste un solo modo di, di vincere, non esiste un solo modo di giocare. Poi eh, io personalmente. Ho oh, veramente piacere nel vedere la mia squadra, in questo caso il Catanzaro, giocare in questo modo. E ritengo che, per come abbiamo costruito la Rosa e per quello che è il nostro progetto tecnico, questo sia il modo migliore per giocare. Tra l'altro, non dobbiamo soltanto considerare quello che è il mero risultato sportivo, anche perché siamo a 39 punti, siamo quasi lì, siamo veramente lì lì per salvarci. Mancano veramente pochissimi punti. Eh, e quindi soffermiamoci anche un po' su quello che è stato il lavoro di Vivarini, ragazzi, perché Vivarini è arrivato qui. Ha fatto del, già due plusvalenze plus clamorose, una di Baiei è quasi un milione, l'altra di Cazzeris 3 milioni. Van de Put è diventato un giocatore praticamente desiderato anche in Serie A. Quindi non consideriamo mai soltanto quelli che sono i risultati di campo, perché una società come la nostra deve considerare anche queste cose, che credetemi sono cose veramente molto importanti. E, con, per esempio, con una, con una cessione come quella di Cazzeris, paradossalmente, il Catanzaro potrà. Magari in sede di mercato, quando il, questo campionato sarà finito, andare a piazzare due o tre colpi importanti. E io, fossi nella società, andrei ad attenzionarlo un po', questo ragazzo del 2001 pecorino, perché è proprio il tipo di caratteristica che a noi al momento sta eh, mancando. Cosa resta di questa partita? Eh, anzi, di queste partite, perché questa partita la accoppierei fortemente a quella contro l'Ascoli. Restano quattro punti fondamentali. Ci avviciniamo a quello che è il nostro obiettivo, e come ha detto Vivarini. Intanto otteniamo questa salvezza e poi ci divertiamo fino alla fine perché come ho detto anche al termine della scorsa striscia questa squadra ha ancora degli ottimi margini e oggi l'abbiamo dimostrato siamo estremamente vivi e secondo me dobbiamo andare a piazzare qualche punto in eh, trasferto quindi perché no magari iniziare da, dalla prossima a Cittadella ma ripeto sarà una partita estremamente difficile però vedo un catanzaro vivo vedo un catanzaro in crescita eh, niente come sempre saremo presenti anche a Cittadella e quindi da me non le panza è tutto vi ringrazio come sempre un bel like e eh, vi invito a lasciare un commento perché la vostra opinione come sempre è ben accetta ed è importante il confronto come sempre ci vediamo alla prossima grazie a tutti ciao